Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale. Sono Daniele, sono un e-commerce manager esperto in dropshipping e soprattutto nei marketplace. E oggi voglio parlare con te nuovamente dei cambiamenti che ci saranno nel 1° luglio 2021, come impatteranno il nostro lavoro e cosa puoi fare, qual è il futuro del dropshipping, perché questo cambiamento è così importante che potrebbe distruggere molte attività. Quindi oggi voglio andare a parlare con te nel dettaglio di cosa sta succedendo, cosa puoi fare, quindi le tue opzioni dopo il 1° luglio per continuare a essere nel business del dropshipping, come puoi adattare il tuo negozio o come puoi regolare il tutto. Quindi resta in questo video. Ragazzi, bentornati, benvenuti. Eccoci qua. Era un po' che non facevo un video intero, quindi fuori dallo schermo. Diciamo che sono stato molto occupato con tutti questi cambiamenti che ci sono, cambiamenti che andranno a impattarci molto profondamente, di cui oggi voglio fare un attimo una panoramica di scelte che puoi fare per continuare la tua attività o per iniziare una nuova attività. È buffo perché in questi giorni sto vedendo su Facebook tutti questi gruppi di dropshipping, tutte queste persone che entrano nel panico, giustamente, perché ci sono questi cambiamenti che arrivano tutti addosso, tutti in una volta il 1° luglio. Se non lo sai, il 1° luglio entrerà in vigore una nuova legge europea e anche, che impatta anche nel Regno Unito comunque, sulle importazioni, quindi quando nella fattispecie della Cina, quando importi nella fattispecie del dropshipping, quando importi dalla Cina, non ci sarà più, diciamo, l'esenzione IVA nei prezzi prima del 20, dei 22 euro, di sotto il 22 euro, e si è sempre responsabili di collezionare l'IVA per i clienti finali quando si importano i prodotti. Questo significa che quando vendi importando dalla Cina, il tuo prodotto verrà bloccato alla dogana e il cliente dovrà andare a pagare l'IVA e prenderlo. Sostanzialmente è qualcosa del genere, perché poi è un po' più dettagliato, però fatto sta che dovrai o sia aumentare i prezzi, sia dare un tempo di spedizione più lungo, e soprattutto il cliente non riceverà il pacco perché deve andare, nella maggior parte delle volte, a ritirarlo lui, oppure il corriere gli chiederà il versamento dell'IVA, oppure la dogana gli chiama. È ovvio che quando compri un pacco aspetti già un mese e mezzo, dici che è bello, finalmente arriva. No, ti chiamano: ehi, guarda, sì, c'è il tuo articolo, quando è costato 50 euro ci ridai altri 10 euro, se non te lo diamo. Già, questo la dice lunga sulla fine che farà questo tipo di business. Quindi è importante che dobbiamo attuare già da subito le giuste mosse per risolvere, per adattarci. Dicevo che è buffo perché appunto sto vedendo tutte queste persone che sembra che questa cosa cade dal cielo, ma in realtà è una legge, forse del 2018 o 2019, che doveva entrare in vigore a ottobre 2020, che è stata poi rinviata a luglio 2021 a causa della pandemia. Quindi non è una cosa nuova, e il problema è che viene vista come una cosa nuova perché nessuno ne parla. Io ve ne ho parlato già un mese fa, no, forse anche di più, alle persone che sono dentro il mio gruppo Telegram privato di dropshippingchilometrizzo.com, l'ho avvisato già un paio di mesi fa, quindi non è una cosa nuova, c'è tutto il tempo di adattarsi. Il problema è che nessuno ne parla. Io tra l'altro ho provato, mi sa, a parlarne in questi gruppi. Il problema, come vi ho già detto, mi oscurano i post, non so perché, penso che sono, non so, spaventati, che gli rubo gli iscritti YouTube o qualcosa del genere. Quindi i miei post vengono, in tutti questi gruppi che voi altri conoscete, vengono oscurati. I miei commenti vengono oscurati, a volte mi bannano. Pazienza, non vogliono l'informazione. Io provo, davvero provo rabbia, perché quando si fa informazione pulita dovrebbe essere per tutti, non dovrebbe esserci oscura, cioè sì, ho capito, stesso settore, stessa cosa, però se sei lì, hai 20.000-30.000 iscritti e dici di fare informazione, dai le informazioni, mi oscuri, dalle tu le informazioni. Okay? Non mi vuoi oscurare, fammi dare le informazioni, ma se quando hai dei canali o dei gruppi con 15-20 mila membri, hai una certa responsabilità di divulgare le corrette informazioni nei tempi giusti. Ma lasciamo stare. Andiamo a vedere un attimo
Cosa possiamo fare? Allora, abbiamo diverse possibilità ora per andare avanti dopo il 1 luglio. Prima di tutto, calmati. Calm down, stacca le ads se lavori con Shopify, metti il negozio in vacanza, se lavori con eBay, con Amazon, perché devi avere un attimo calma e sangue freddo per attuare le cose, non, i cambiamenti devono essere ragionati a freddo, questo è il mio primo consiglio, ok? Non con il panico. Dopo che hai staccato tutto, o comunque se sei una persona che riesce a mantenere la calma, sei calmo, vediamo un attimo l'opzione. La prima opzione è quella che stai importando dalla Cina, quindi vendi in Italia e importando dalla Cina. Qua, no, non ci scappi, devi pagare, il cliente deve pagare l'IVA, ma c'è un modo per non farla pagare. Alcuni di voi me l'hanno chiesto anche su Facebook o nei commenti, ti fa pagare al fornitore AliExpress, o meglio, il fornitore, il venditore su AliExpress, quindi no AliExpress direttamente, l'IVA a monte. Questo è possibile. Dovete avere un numero, l'ho già parlato nell'altro video, OOS, One Shop, non ricordo il nome completo, comunque è il nuovo numero IVA europeo. In questo modo, con quel numero, il vostro fornitore, voi pagherete l'IVA in anticipo, il vostro fornitore dovrà pagarla alla spedizione. In questo modo il pacco arriverà al cliente, diciamo, senza nessun rincaro di IVA. Come è sempre stato. Comunque, questo comporta che dovete aumentare i prezzi. Se prima lavoravate a un margine, non so, di 25%, non ci potete più lavorare perché dovete pagare il 22% di IVA o comunque la percentuale che è in base al vostro paese. Quest'IVA non la potete nemmeno recuperare perché ovviamente state andando a pagare da un'importazione, quindi non c'è nulla da recuperare, ok? Non ci scappa, dovete aumentare i prezzi. Questo perché? Perché a base era un business model sbagliato. Perché quando, cioè, non, è ovvio, ragazzi, che prima o poi sarebbero arrivate queste regolamentazioni. Perché tutte queste spedizioni alla Cina funzionavano, no? Funzionano perché c'è sempre stata l'IVA sull'importazione sotto una certa soglia. Sotto i 25 euro, mi sembra, non si pagava. Quindi tutte queste spedizioni alla Cina, tutti i pacchetti mettevano e costavano meno di 25 euro. O comunque le persone cercavano prodotti da 15 euro, 10 euro e giocavano su questo. Ma ovvio che non sarebbe andata avanti così per sempre. Con gli stati, quando ci sono soldi da prendere, tranquilli che se li prendono. Quindi questa è la vostra prima opzione, mettervi in regola, aumentare i prezzi, lavorare a un prezzo che va almeno, se pagate l'IVA, almeno dovete lavorare a un prezzo del 40%, 50% addirittura con l'importazione dalla Cina, poi se lavorate su Shopify, quindi Ads e tutto, dovete lavorare su una percentuale che va da 40 a 50%. Un'opzione comunque fattibile, ma che non mi piace perché dovete aumentare di troppo i prezzi e soprattutto potrebbero, se siete già un'attività iniziata e un negozio già avviato, avrà un impatto molto molto forte sul vostro business aumentare i prezzi così drasticamente in una volta. Ricordo, se voi lavorate nei marketplace, dal 1 luglio vi bloccano le vendite se non siete in regola, ok? Se voi lavorate su Shopify, i processori di pagamento potrebbero bloccarvi le vendite o comunque potrebbero bloccarvi i soldi, potreste ricevere una denuncia. Siete comunque irregolari. Vi ricordo, è una cosa molto importante questa da capire. Questa è la vostra prima opzione. Qual è la seconda opzione? Abbandonare la Cina. Poi c'è una terza opzione, la vediamo, abbandonare la Cina e vendere con i fornitori locali. Molto mi hanno chiesto, sì, ma io lavoro con i fornitori europei. Vero, non si applica l'importazione alla Cina, ma questa nuova regolazione è anche fatta per gli scambi intraeuropei. Quindi se hai un fornitore no, in Inghilterra, non è più nel Regno Unito, un fornitore in Francia e vendi in Spagna, attenzione che ci sono dei limiti, ci sono delle regole nuove anche lì, ne ho parlato nel video precedente, fatelo a vedere. Quindi sarai costretto ad aprire una partita IVA in quel paese o comunque aprire sempre la partita IVA OS, la partita IVA europea per pagare le tasse in quel paese. Prima c'era un margine di 100.000 euro, 35.000 euro annui in base al paese di vendita, ora non ci sono più. Ora mi sembra sia 10.000 per tutta l'Europa.
Quindi è molto importante, se usi fornitori europei, sei intaccato direttamente. Se vendi in Italia, quello che puoi fare è vendere dall'Italia all'Italia, quindi trovi un fornitore italiano e vendi in Italia. Ad esempio, dropshipping su eBay da Amazon, che è quello che mi piace anche fare a me, ne trovi tanti video su questo. Questa è un'opzione. Se vendi in un altro paese europeo, un'opzione può essere trovare un fornitore di quel paese. Ma attenzione, perché in quel caso probabilmente dovresti comunque avere una partita IVA in quel paese, o comunque avere una partita IVA europea o OS. I dettagli, purtroppo, ragazzi, ci sono tanti stati, ci sono tante variabili, tanti fornitori, tante località, perché conta la località di spedizione, la località di ricevimento, la località del cliente, la tua località. Ci sono tante situazioni, quindi è difficile ora farvi capire qualsiasi tipo di situazione. Dovete vedere la vostra singola situazione, vedere le regole che si applicano alla vostra singola situazione e agire di conseguenza. La terza opzione che io ti posso dare, che ti consiglio, se proprio sei a mare, ok, mettiamola così, che non sai cosa fare, perché è troppo complessa la situazione per te o per il tuo budget, per il tuo business model, o stai iniziando ora, è non vendere più in Europa, perché queste sono le regole europee. Alcuni di voi mi avete chiesto se si applicano anche in America, la risposta è no. Non si applicano in America perché sono regole europee. Questo significa che se voi vendete in America con importazione dalla Cina, queste regole non si applicano. Attenzione, si applicano proprio nel Regno Unito. Se voi vendete in Australia con importazione dalla Cina, queste regole non si applicano. Se voi vendete in Canada con importazione dalla Cina, queste regole non si applicano. Quindi quello che potete fare è lasciare almeno momentaneamente, fino a quando non sistemate tutta la situazione, queste regole non vi sono ben chiare, il mercato europeo. Se avete un negozio su Shopify e vendete in Europa, in Italia, traducetelo o create un nuovo e vendete in America. Se avete un negozio eBay e vendevate in Spagna, chiudete il negozio eBay spagnolo e iniziate a vendere in America. Questo è un tampone per non fermare le vendite e capire cosa sta succedendo. Il mio personale consiglio è, se voi proprio siete confusi e non sapete cosa fare, staccate. Io, per esempio, ora, a parte che domani vado in ferie, quindi ho avuto anche un'altra ragione. Però io personalmente ho staccato quasi tutti i miei negozi, questa settimana, che venivano impattati direttamente da queste regole. Quindi negozi europei, negozi, ok, che hanno bisogno di cambiamenti per due motivi. Uno, sto andando in ferie domani, quindi volevo un attimo stare tranquillo. Due, vedete, i cambiamenti sono sempre particolari, specialmente se lavorate con i marketplace come Amazon, eBay, eccetera, eccetera. I cambiamenti sono particolari, perché le piattaforme se ne lavano le mani. Ti dicono che ci sono queste nuove regole, noi facciamo così, però non ti dicono chiaramente in che modo agiscono. Quindi cosa succede? Se poi tu ti ritrovi ad essere dalla parte che non hai, diciamo, gli adempimenti corretti per la piattaforma, che però non ti spiega esattamente come sono, cioè ti dà una linea generale in cui non si capisce niente, il tuo account potrebbe venire sospeso per performance, per tutte queste cose qui, e poi è un casino. Quindi quando ci sono cambiamenti importanti, io consiglio sempre: fermati un attimo, prenditi 2 settimane di ferie. Non dovrebbe essere un problema, perché se sei in questo campo, 2 settimane, fermarti 2 settimane non dovrebbe intaccarti, diciamo, in modo pesante la tasca. Sì, sono soldi che si perdono, però io li vedo come investimenti per rigenerare un attimo la situazione, resettare il tutto. Se non ti puoi permettere di stare 2 settimane fermo, stai sbagliando qualcosa, non hai abbastanza capitale, non hai generato abbastanza capitale, vedi un attimo la tua situazione finanziaria, perché c'è qualcosa che non va. Se non ti puoi fermare 2 settimane o 2 mesi o 6 mesi, dovresti sempre avere la possibilità di fermarti un po' di tempo e avere il budget e il capitale per farlo. Ma questo non solo nell'attività, ma anche nella vita, ok? Dovresti sempre avere del capitale, diciamo, cuscinetto, ok? Quindi fermati. Io personalmente mi sono fermato in questi negozi. Ora, diciamo, ho staccato il 70% dei miei negozi, più o meno. E vado in ferie, io torno alle ferie, poi guardo cosa succede, guardo le regolamentazioni
nella situazione specifica in cui mi servono a me, se sono corrette, se ci rientro con gli adempimenti, e poi ricomincio a far girare il tutto. Questo perché, se sbaglio qualcosa e magari mi sospendono gli account, per me è un asset perso, è una perdita molto grossa, quindi devo stare molto molto attento. Questo è quello che consiglio, faccio fare i test agli altri, guardo come agiscono gli altri venditori, non solo dropshipper, e guardo un po' la situazione. Questo per i marketplace, se invece vendi su Shopify, tramite Shopify, tramite il sito proprietario, non c'è motivo che fai questo, però devi stare attento, perché se sbagli o i tuoi clienti hanno tutti i pacchi bloccati o non sei regolarmente sistemato con l'IVA. Quindi comunque devi un attimo vedere la situazione, parla con un bravo commercialista e vedi un po', prenditi un po' di tempo e cerca di capire il tutto. Se vuoi saperne di più su questo argomento, ho fatto altri due video molto dettagliati, specialmente il video precedente a questo, molto dettagliati su questa situazione. Non farti prendere da panico e cerca di capire. Una cosa è sicura: il business cambierà dal 1 luglio agli ultimi 10 giorni. Quindi qualsiasi cosa tu stia facendo, se importi dalla Cina, non la fare più. Cerca di capirci qualcosa, perché sei davvero in pericolo di essere nell'irregolarità o di farti bloccare. Se ti interessa parlare con me, puoi scrivermi un'email, trovi l'email in descrizione, daniele@pureorganization.com, o mi puoi contattare su Instagram, e possiamo fissare un appuntamento se ti interessa. Per il resto, ricordati di iscriverti al canale, mettere like al video, siamo diventati davvero tanti. Grazie a tutti di supportarmi, ci vediamo alla prossima, ciao!